Borca! Vieni in curva! Ciao Borca! Ciao Giulio! Ti ho fatto venire qua perché il Franchi è casa tua, la Fiesole ancora di più. Qua ti chiamano ancora sindaco. Sì, ancora mi chiamano sindaco quando mi vedono per le strade, sì, sì, sì. Bella vederla da qua, una prospettiva calda, di tifo. Sì, diversa però calda, sempre l'ho vista dal campo verso qua, ora vederla così mi fa strano, però è bello comunque. Ma ci sei mai venuto qua durante una partita? Mai, mai, mi farebbe piacere. Un giorno ci vieni? Sì, sì, ho parlato anche con qualche ragazzo della curva e gli ho promesso che un giorno però. Dai, adesso andiamo in campo, c'è un tuo amico che ci aspetta e parliamo un po' con lui. Dai, va bene? Andiamo. Dai. Porca, finalmente siamo in campo, Giacomo Bonaventura per My Skills. Io adesso mi faccio raccontare un po' meglio l'uomo che si nasconde dietro Jack. Tu dopo, in campo con lui, parte tecnica, tattica, è un tuo amico, lo conosci bene. Lo conosco bene, ho giocato con lui e poi ho giocato anche sul ruolo, quindi potremo divertirci. Dai, andiamo, andiamo. Che ci divertiamo con Giacomo. Ciao Jack. Ciao. Come va? Bene, tutto a posto. Sì. Porca. Tutto bene? Bene, bene. Io ti aspetto dopo in campo, va bene? Ok, dai. Vediamo dopo. Ho studiato a fondo la tua storia prima di venire qua e ho trovato un po' di interviste, quelle che hai fatto in passato. Ce n'è una del 2014 in cui tu all'interno dici: non sono timido, sono riservato. Poi guardo il titolo, Bonaventura, la forza della timidezza. Ma mi dici la differenza tra riservatezza, timidezza e se questo modo che hanno le altre persone di vederti un po' ti ha ostacolato? Ma non ho pensato più di tanto a quello che gli altri pensano di me, come sono. Penso che è importante cercare di essere se stessi. No, non penso di essere timido. Riservato è l'aggettivo più giusto perché mi piace tenere le cose private per me e poi c'è il lato calciatore che ovviamente vedono tutti e questo è giusto che venga fuori, ecco. Una volta ho sentito proprio su DAZN un'intervista di Marco Parolo che diceva: se fai 100 presenze in Serie A puoi dire di averci giocato, se ne fai 200 sei un buon giocatore di Serie A, se ne fai 300 allora sei un ottimo giocatore. Ti chiedo, adesso che hai fatto 300 presenze, ti senti un ottimo giocatore e se sì, serviva questo risultato o lo hai sempre saputo? Ma ci ho sempre creduto, diciamo, di poter giocare tanti anni in Serie A. Ho esordito a 18 anni, quindi era il mio obiettivo e credevo di potercela fare. E poi di mezzo, diciamo, c'è tanta costanza. E questo fa sì che un giocatore riesca a fare prestazioni per tanto tempo. Quindi sono contento, sto ancora bene, mi sento in forma, quindi spero di fare ancora tante partite. Jack, andiamo al sugo del calcio, quello che ci piace a noi alla fine, no? Il ruolo di mezzala, che è quello che ultimamente stai facendo molto di più, anche se mi hanno detto che sei nato come trequartista e che magari prima eri più offensivo, però questa mezzala comunque sei uno dei giocatori più importanti del campionato. Se, ovviamente se ti dicessero no, non c'è il mister, oggi sei Jack Bonaventura, fai te da solo il ruolo di mezzala, fai quello che ti piace di più di quel ruolo, no? E metterti in una zona. Cosa è quello che ti piace di più di giocare in quella posizione, soprattutto nella parte offensiva, che è quella che piace di più sempre, no? A me, sì, almeno sì, quella certo, che faccio di più. Certo, certo. La parte della mezzala più bella è sicuramente quando uno va in avanti per attaccare, secondo me. Si inserisce, trova lo spazio per andare a tirare o serve una palla per i compagni. Questa è la parte che mi piace di più. Però devo dire che anche il gioco comunque sporco in mezzo al campo così mi dà stimolo, sì, nel senso sì. Mi dà carica nei contrasti, nelle cose, così questo mi piace. Diciamo che quest'anno ti stai divertendo di più perché questa Fiorentina ha tanto possesso palla, sì. E ti trovi
tante volte nella parte più offensiva del campo. Sì, sì, alla fine quest'anno abbiamo tanto la palla e devo dire che ne gioco tante anche, diciamo, più in costruzione che in fase finale, però piano piano vado avanti, dai, piano piano. Bravo, bravo, bravo. C'è una persona che ti ha aiutato ad arrivare al tuo esordio in Serie A e che ti voleva salutare. Un giocatore che parte da Ibiza per presenziare a una festa per la vittoria del titolo italiano giovanissimo a margine coperta, dove ha avuto modo di crescere, e questo fa capire la grandezza e la umiltà di un grande campione, di un grande uomo e di un grandissimo amico a cui sono molto legato. Ti mando un grande abbraccio. Ciao Jack. Grande Antonio. Antonio Buongiorni, che è l'osservatore del margine coperta, che ti ha scoperto all'inizio. Sì, sì, sì. Diciamo che avevo fatto anche dei provini con l'Atalanta, che mi aveva già, mi teneva un po' sott'occhio così. Poi non mi avevano preso perché ero un po' piccolo di statura, non ero ancora formato fisicamente. E quindi con Antonio sono venuto un anno qua, poi sono arrivato alle giovanili dell'Atalanta che ero più pronto perché avevo fatto questa esperienza che mi ha migliorato parecchio, quindi Antonio è un grande. E l'episodio che raccontava è di quando tu eri in vacanza di Ibiza, mi ha detto che sei andato via un giorno prima dalle tue ferie per andare a festeggiare la vittoria dei giovanissimi nazionali del margine. Sì, sì, no, ma sei molto legato a lui principalmente. Quando posso, sono sempre disponibile con Antonio perché mi ha aiutato tanto e lo ringrazierò sempre perché è stata una persona importantissima per il mio percorso calcistico. Una delle caratteristiche che mi piacciono, l'anno scorso da compagno, quest'anno anche dalla TV, e questa caratteristica tua che ti fai dare sempre la palla anche quando c'è il difensore molto attaccato. A me questa circostanza non mi piaceva molto quando giocavo a mezzala, subito scaricavo un centrocampista, un difensore e trovavo un'altra volta lo spazio. Invece te provi tanto a giocare col corpo, col fisico, a girarti. E ci spieghi come lo fai? Diciamo che quando mi arriva la palla, se non ho la pressione forte che posso stopparla e vedo che c'è un po' di spazio, cioè così è buono tenere la palla così perché tu c'hai il corpo in mezzo, no? E in più la nascondi anche un po' la palla, quindi diciamo vedi anche quello che fa lui e se la sposti veloce è difficile secondo me per il difensore. Quando ce l'hai invece proprio attaccato al corpo. Beh, a me questa era la cosa che più fastidio mi dava quando giocavo a mezzala, quando c'avevo uno molto aggressivo che veniva e non riuscivo, non ero uno che con facilità andava a destra e a sinistra. Invece vedo che te anche con il corpo, magari con le gambe, riesci sempre a tenerli e a girarti a destra e a sinistra. Sì, questo magari se ce l'hai più attaccato, adesso ci sono tante squadre che vengono a pressare forti, è importante magari tenerla un po' più lontano, abbassarsi un po', e così da tenere, non riesco, da tenere a... Bravo. Più spazio fra te e la palla, bisogna essere un po' più forti nelle gambe. E poi se il pressing è proprio forte, delle volte è meglio non rischiare, scaricarla è più giusto, come dici te. Però ogni tanto i difensori vanno in panico, bisogna creare qualcosa. Bravo. Verso un po' di confusione, sì sì, giusto. Borca si è tatuato le coordinate di Ponte Vecchio. Per farti capire quanto ovviamente è legato alla città, ti sta entrando anche a te Firenze dentro? So che non hai tatuaggi, ma se dovessi tatuarti le coordinate di un posto a Firenze? Mi piace la zona di Piazzale Michelangelo, io abito lì vicino, è una zona bellissima perché si vede tutta la città, ma Firenze è una città strepitosa, cioè se poi uno è un po' amante anche dell'arte, della storia, così ogni angolo della città ha una storia da raccontare. Veramente una città speciale e anche la gente, devo dire che qua, per quello che vedo allo stadio, crea un'atmosfera qua, c'è una passione incredibile per la squadra. Questo è un punto a nostro vantaggio che andiamo in campo. Al Padova hai giocato con Vincenzo Italiano, il tuo attuale allenatore. Si capiva che sarebbe diventato allenatore, è un predestinato?
si capiva, non lo so, però in campo era tatticamente sempre richiamava tutti e quindi col senno di poi dico probabilmente ce l'aveva dentro. E si è visto quest'anno che da quando è arrivato lui comunque il nostro modo di giocare è cambiato tanto. La squadra fa un calcio secondo me bello, che riesce a far divertire la gente, e questa è la cosa più importante, e penso che abbiamo ancora dei margini di miglioramento, quindi penso il futuro della Fiorentina con l'italiano è in buone mani. Bonaventura, controllo, conclusione! Gran gol, Jack Bonaventura fa volare la Fiorentina! Poi una delle caratteristiche tue che mi piacciono tanto anche è il doppio passo, lo utilizzi tante volte. E mi chiama molto l'attenzione perché di solito è uno skill che fanno di più gli attaccanti, mi viene in mente Ronaldo, il fenomeno, eccetera, o gli attaccanti esterni che quando vanno in velocità lo fanno. Invece tu lo fai molto spesso, ci fai vedere come riesci? Lo fai più per il tiro o solo per scattare il difensore? No, di solito... Faccio io il difensore, sono famoso quando... per la difesa. No. Diciamo che uno lo fa per liberarsi dell'avversario, magari quando è un po' sotto pressione per cercare spazio, però secondo me è utile perché fai sia la finta, quindi cerchi di spostare magari l'avversario, il difensore, e sia quando metti giù il piede ti dai la spinta poi per... e quindi diciamo cambi passo, no? Sì, sì. Di solito lo fai più per la sinistra, io le poche volte che lo facevo sempre uscivo a sinistra, a destra proprio non mi veniva. O diciamo lo faccio sempre per uscire un po' dal traffico, quindi se c'è spazio di qua vai di là, lo faccio così, oppure cambio, faccio dall'altra parte, dipende sempre dove c'è lo spazio, dove voglio andare a giocare, ecco, non è che c'è una parte preferita per questo. In questo caso se io fosse destro te vengo a pressare così? Beh, magari cerco di spostarmela sul destro, così, per andare a tirare. Qualsiasi post, intervista, video che trovo sul web, sotto ci sono decine di commenti dei tifosi della Fiorentina, che ovviamente ti amano, ma soprattutto tifosi del Milan che dicono Jack, sei un grande, torna a Milano. Questa tua riservatezza è entrata comunque nel cuore dei tifosi del Milan? Ma sì, sono stato comunque 6 anni, sono state stagioni intense. Sono contento di quello che ho fatto e del rapporto che si è creato con la tifoseria, che ha apprezzato, ecco, il mio modo di essere, il mio modo di fare, che è stato sempre quello di dare tutto, perché non mi sono mai risparmiato, e questo, ecco, è quello che poi ha creato un bel legame fra me e i tifosi, ma di tutte le squadre in cui sono stato. Per chiudere voglio sapere qual è oggi il sogno di Giacomo Bonaventura. Ma di sogni ben precisi non lo so, non ci ho pensato, però importante secondo me è vivere la vita e lo sport dando il massimo, cercare di fare del proprio meglio e cercare sempre di crescere, migliorare sia a livello personale anche a livello di gioco, del calcio, dello sport. Grazie Jack. Grazie a te. Manca solo il gol, ne hai fatto solo uno al Franchi, ma l'hai fatto bellissimo. Proviamo a riprodurlo se ti va, secondo me ce la faresti. Proviamo, va bene. Palla forte, tesa, respinta per Bonaventura! Gol fantastico di Jack Bonaventura!
Ciao Jack, grazie mille. Grazie a te, piacere. Marco.